Sì, hai ragione. Anche oggi mi sono alzato col sorriso. Ma d'altronde, cosa c'è di male? È la cosa bellissima. Poi oggi è il primo giorno dell'anno. Ma Dio, questo qua non è che deve influire sul fatto che mi alzo col sorriso. È un giorno come un altro alla fine. È un giorno dove il sole sorge e a una certa ora, tramonta. È un giorno in cui comunque bisogna attivare tutte le nostre capacità e tutto quello che possiamo fare per rendere la nostra giornata significativa. Significativa verso noi stessi, come continuo a dire ultimamente, questo mio lavoro interno a me stesso è che la cosa più importante per noi, la cosa più importante per me è credere in me stesso, perché nessuno al di fuori di me può crederci tanto come posso crederci io stesso. E io ci credo veramente. Sto risorgendo da quello che era comunque un periodo buio e si vede la luce. Una cosa importante, viviamo in un'epoca dove siamo inquinati, siamo influenzati da quello che è la società, da tutti i malumori, da tutto quello che ci fa come si può dire, ci toglie l'attenzione da quelle che sono le nostre cose principali, le nostre cose più importanti, e questo non è bello, perché comunque lo vedo, l'ho fatto, l'ho soffer, ho fatto io, ho sofferto, e vedo che comunque intorno a me comunque c'è questa malattia, non so se si può chiamare una malattia, c'è un bisogno sempre di doversi di dover fare le cose perché è giusto così, perché comunque ci sono delle regole, bisogna fare quello che le altre persone dicono di fare. Però se stiamo ascoltando le altre persone, ogni persona ti dirà di fare una cosa diversa, perché ognuno ha una sua opinione, ognuno ha una critica verso di te, ognuno può dirti quello che è giusto per lei, e quindi tu non è che puoi seguire tutto quello che dicono, perché sennò impazzisci. Cioè, una persona ti può dire una cosa che è completamente diversa da quello che ti dice un'altra persona. Ed è proprio per questo che alla fine la cosa più importante è credere in noi stessi, perché solamente quello che arriva dal nostro cuore, quello che sentiamo dentro di noi, è quella la cosa giusta, è quello che noi dobbiamo fare. La cosa che dobbiamo fare anche nel momento in cui capiamo che il nostro cuore ci dice qualcosa è agire, fare il... Guardiamo, facciamo così, fare il... passo avanti, fare il passo della nostra vita, che ogni giorno si può fare un passo diverso. Un'altra cosa molto bella che mi ricordo che è successa qualche mese fa, stavo anche allora partendo per lo Sri Lanka, e c'era lo Jetabuba, che è il presidente dell'associazione Dottor Caos, e mi diceva, mi raccomando Roberto, la cosa più importante per te sei sempre tu. E già lì allora me lo diceva, ma io non sentivo queste cose qua. Mi diceva: tu alla mattina alzati, vai allo specchio, guardati, e quella persona che vedi di fronte deve dire: io ti voglio bene, tu sei la persona più importante per me. Molte volte cerchiamo la felicità in altre persone. Cerchiamo la nostra, come si dice, il nostro bisogno di trovare, di stare bene, lo troviamo
appoggiandoci a altre persone, come se le altre persone fossero loro che ci danno la felicità. E quindi nel momento in cui queste persone vengono a mancare, perché non è che vengono a mancare perché, non so, è successo qualche cosa, si sono rotti i rapporti, qualsiasi cosa, e noi diciamo adesso ho perso quello che mi rendeva felice. È giusto questo? No, perché anche in amore, l'amore non è il bisogno di sentirsi amati da un'altra persona, il bisogno di comunque di sentirsi con un'altra persona, perché questo non è amore. L'amore è una cosa molto più grande. Non c'è bisogno di sentirsi appartenuti a un'altra persona. Bisogna prima amarsi noi stessi. E appunto l'amare significa il donare, e quindi non bisogna sentire che la persona che amiamo è di nostra proprietà, tu sei mio. Non è giusto questo, perché amare significa donare, quindi io sono qua e ti dono me stesso. E oggi è il primo dell'anno, ci sono ancora i fuochi che vanno. Ti dono me stesso, al di là di tutto quello che è, e sono felice, e se posso donarti questa felicità è la cosa più bella che posso fare. Come dicevo, io non sto facendo questi video per avere un qualche cosa da altre persone, è un lavoro che sto facendo internamente con me stesso. Perché a parte condividere solo con le persone che voglio bene, che comunque mi sembra bello condividere con queste persone, io queste cose, questi video, queste registrazioni, quello che sto facendo, questo lavoro che sto facendo con me stesso, poi continuo ad ascoltarmelo, mi continuo ad ascoltare, e mi aiuta anche questo, mi aiuta a risentirmi, a credere sempre più in me stesso. Una cosa molto bella che mi è successa oggi, ma veramente bella, che mi sono trovato, appunto perché bisogna credere in se stessi, e le cose quando si crede in se stessi succedono, ma succedono veramente. Non è detto che succedano nell'immediato, ci vuole tempo molte volte, a volte magari anche di meno, la risposta arriverà sempre. E oggi mi sono trovato a piangere, ma a piangere dalla felicità. È una cosa, adesso ormai è passata, è passata, però la racconto. È stata una cosa per me molto bella e intensa, mi saliva da dentro era la vera essenza della felicità, ma in una cosa talmente semplice che si potrebbe dire va bene, ecco, c'è anche la felicità era racchiusa nel fatto che quello che io credevo si è avverato, anche se in maniera molto semplice, molto banale, però mi sento di avere vinto con me stesso e di andare avanti ancora, perché comunque bisogna continuare a vincere e rendere le nostre giornate meravigliose. Adesso lascio la spiaggia, che è meravigliosa, è meraviglioso vedere le onde che si infrangono sulla spiaggia, è meraviglioso vedere la vita che c'è qua intorno, gli alberi, gli uccelli, le persone, tutto quello che
avrò una mezz'oretta ma non, per tornare a casa, ma il video tra un po' lo finisco, non faccio una mezz'ora di video. Ci sono adesso qua i pescatori che stanno mettendo il loro pesce a seccare al sole, che sono le loro cose. E niente, quello che voglio dire oggi è che comunque per me è iniziato un anno bellissimo, lo è stato anche l'anno scorso, non lo vedevo. È iniziato un anno bellissimo, nel miglior modo possibile, e auguro anche a te che possa ascoltare il tuo cuore, avere fiducia in te e scoprire tutto quello che vuoi. Buon anno!